questa settimana. Forbes. Il patrimonio di Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, si è quasi decuplicato nei 2 anni della pandemia, salendo a 219 miliardi di dollari nel 2022. NASA. La SpaceX di Elon Musk lancia il 2500° satellite Starlink. US Army. L'esercito USA testa il sistema satellitare commerciale Starlink. Deutsche Welle. L'Ucraina usa Starlink di Elon Musk per gli attacchi dei droni. Space News. Il generale a capo del comando spaziale USA. La Starlink di Elon Musk dimostra in Ucraina cosa possono fare le mega costellazioni di satelliti. Apriamo questa puntata di Grand'Angolo con un quesito. Che relazione c'è tra il rombo dell'obice statunitense M777 e il cinguettio di Twitter? Non è un quiz, è l'inizio di una sequenza di notizie. Intanto il New York Times conferma che la potente artiglieria americana entra in azione, quindi in combattimento, in Ucraina e che i soldati ucraini addetti all'artiglieria vengono addestrati dagli Stati Uniti nelle basi in Germania. C'è poi una notizia ufficiale che viene dal governo canadese che obici dello stesso tipo statunitensi in possesso alle forze canadesi sono stati forniti all'Ucraina e che dal 2015 le istruttori canadesi hanno addestrato 33.000 soldati ucraini all'uso di questi e altri armamenti. Conferma di quanto abbiamo già visto in precedenti puntate. Non è la guerra dell'Ucraina e la Russia, ma è la guerra della NATO con alla testa gli Stati Uniti e la Russia. Questo è il fatto che viene confermato. Ora passiamo a Twitter. Bene, penso sia noto a chiunque ormai il sito internet statunitense che fornisce un servizio gratuito di social network, gli iscritti, quindi poi possono inviare messaggi, anche se brevi. I messaggi sono tutti pubblici, quindi trasparenza completa. Gli iscritti possono aggiornare il proprio profilo e sono gli utenti
di tweet, non sono solo singole persone, ma aziende, associazioni, gruppi, ma anche partiti politici, personaggi nei vari campi, dallo spettacolo allo sport. E ciascuno riunisce poi un certo numero di followers che ne seguono le attività o comunque le comunicazioni. Quindi sembra un ambiente ideale proprio di democrazia, di interazione. Ma non è come sembra. E cioè, intanto ricordiamo che nell'aprile del 22 il consiglio di amministrazione di Twitter ha accettato l'offerta del valore di 44 miliardi di dollari per l'acquisto dell'intero pacchetto azionario di Twitter fatta da Elon Musk. E ora parleremo di Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo in questo momento. Offerta quindi prevede l'acquisizione di tutto il pacchetto azionario di Twitter. E lui dichiara che ho investito su Twitter perché credo nel suo potenziale per essere la piattaforma per la libertà di parola in tutto il mondo. Bellissimo. Non solo, ma ricordiamo però che nel recente passato Twitter ha addirittura chiuso l'account del presidente degli Stati Uniti d'America, Trump, no? Quindi per capire poi chi ha in mano la leva del potere. Twitter ha annunciato che introdurrà una nuova politica atta a contrastare la disinformazione in periodo di crisi. La decisione è arrivata in un momento alquanto instabile per il social, che vuole essere acquisito dal multimiliardario Elon Musk per 44 miliardi di dollari. Musk ha annunciato grandi cambiamenti sul social network indirizzati a un ripristino della libertà d'espressione. Ora parliamo un momento di Elon Musk, di origine sudafricana, ma di fatto ormai è statunitense, l'uomo più ricco del mondo secondo la statistica di Forbes. E pensate che questo è significativo, che il suo patrimonio è cresciuto da 24,6 miliardi di dollari nel 2020 a 219 miliardi nel 2022. Epoca d'oro, no? Tutti lo sanno, lo sapete anche voi. Dal 20 al 22, cioè durante la pandemia, il patrimonio di Elon Musk si è quasi decuplicato. E anche altri hanno guadagnato. Per esempio, il patrimonio di Jeff Bezos, Amazon, è salito da 113 a 171 miliardi, quello di Bill Gates, Microsoft, da 98 a 129 miliardi. Ma in questo momento è Elon Musk che detiene il primato, diciamo, di uomo più ricco del mondo. Ma dove ha costruito la sua fortuna? Soprattutto attraverso la SpaceX. E cioè è un'azienda aerospaziale creata negli Stati Uniti, a sede in California, costituita appunto da Elon Musk nel 2002. SpaceX costruisce razzi e satelliti per sviluppare quello che viene presentato come il più avanzato sistema di internet a banda larga del mondo, Starlink, che fornisce un servizio internet, sono le loro parole, a banda larga, alta velocità e bassa latenza in tutto il mondo. Ebbene, SpaceX, per capire la capacità produttiva di questa azienda, può costruire circa 50 satelliti la settimana. E quindi abbiamo che cosa? Abbiamo questa azienda che lancia razzi, soprattutto dalla base spaziale di Vandenberg, che è la base spaziale militare statunitense, attualmente gestita in primo luogo dal Comando Spaziale degli Stati Uniti,
E praticamente qui avete una notizia, non so, della NASA, che la SpaceX ha lanciato la sua terza missione Starlink in appena 2 settimane, aggiungendo 53 satelliti alla costellazione in orbita bassa, portando il totale dei satelliti lanciati a più di 2500. Siamo in quest'ordine. Sono satelliti di nuova generazione, piccoli, pesano nemmeno 300 kg l'uno, e quindi un solo razzo ne può portare in orbita una cinquantina, e praticamente in una settimana a volte parte più di un razzo per portare altri satelliti nello spazio, quindi una vera e propria corsa allo spazio. Ora chiediamoci il perché, e cioè che attualmente lo spazio è sovraffollato, cioè migliaia di satelliti e poi altri migliaia di oggetti sempre derivanti dalle varie missioni spaziali ed altro. Si parla di 20.000 oggetti fabbricati dall'uomo, cioè artificiali, che sono sparsi nello spazio. Ma quello che ora interessa è questo, che mentre l'orbita geosincrona è quasi completamente occupata, è in svolgimento, quella che viene definita la corsa alle posizioni in orbita bassa e media. Cioè, l'orbita bassa, che è quella in questo momento più ambita, è stato calcolato, dati tecnici, che è in grado di contenere circa 50.000 satelliti. Ora, Starlink ha in programma di lanciare in totale oltre 40.000 satelliti, addirittura parlano di 42.000 satelliti, vuol dire che ha in programma di occupare oltre l'80% dell'orbita bassa. E questo fa riflettere, cioè cosa significa? La corsa a lanciare sempre più satelliti è una corsa per acquistare un vantaggio strategico importantissimo. Vedremo ora perché. Ce lo dice un sito specializzato in questo caso, l'uso militare dei piccoli satelliti. Non è solo per fornire internet a tutto il mondo, la grande missione che è stata detta, ma è ben altro che c'è sotto, e cioè l'uso militare di questi satelliti. E lo conferma lo US Army, l'esercito degli Stati Uniti. Vedete, l'esercito USA testa il sistema satellitare commerciale Starlink, cioè quello di internet realizzato appunto da Elon Musk. E qui spiegano, attenzione ai dati anche tecnici, che possiamo capire anche se non siamo tecnici. Il vecchio sistema di comunicazione satellitare militare utilizza satelliti geosincroni, cioè quelli che orbitano attorno all'equatore. Ma il segnale impiega, dice lo US Army, poco più di mezzo secondo per arrivare e ritornare dai satelliti geosincroni. E poi aggiunge che con Starlink invece il segnale torna indietro, quindi a una velocità più che doppia. Ecco il vantaggio. Anzi, uno dei primi vantaggi. Quindi, Starlink, che si presenta quale programma civile che fornisce servizi internet ad alta velocità,
Se poi ora viene acquisita anche la Twitter, è chiaro che questo sarà un connubio perfetto, diciamo, per dominare questo settore. Però Starlink ha un forte background militare, come dimostra il fatto intanto che i siti di lancio sono costruiti all'interno di basi aeree militari come quella di Vandenberg e che tutto il sistema di lancio si servono ovviamente delle infrastrutture militari statunitensi. E poi ci sono vari dati che potete scorrere, alcuni perché non sono tutti. Nel 2019 SpaceX ha ricevuto fondi dalla US Air Force, cioè l'aeronautica degli Stati Uniti, per testare la capacità dei satelliti Starlink di connettersi con gli aerei militari sotto crittografia, cioè con segnali che non possono essere letti da altri. Nel maggio 2020 lo US Army ha firmato un accordo con SpaceX sull'uso di Starlink per trasmettere dati attraverso le reti militari. Nell'ottobre 2020 SpaceX si è aggiudicata un contratto da 150 milioni di dollari per lo sviluppo di satelliti per uso militare. Nel marzo 2021 Starlink ha annunciato il progetto di collaborare sempre con l'aeronautica militare statunitense per testare ulteriormente l'uso militare di Starlink. È importante questo. Nel marzo 2022 la US Air Force ha comunicato che i caccia F-35A, che sono quelli a duplice capacità convenzionale e nucleare, avevano effettuato test di trasmissione di dati utilizzando proprio i satelliti Starlink con un risultato eccezionale, cioè una velocità di trasmissione 30 volte maggiore di quella delle connessioni tradizionali. Questi sono i dati tecnici che vengono comunicati dalla US Air Force. Ed ecco che attraverso questa serie di notizie si arriva all'Ucraina. La notizia viene da Deutsche Welle, cioè che è la radio televisione tedesca. Vedete il titolo: l'Ucraina usa Starlink di Elon Musk per gli attacchi dei droni. E aggiunge Deutsche Welle: Starlink è stato concepito come un programma civile, ma i satelliti di Elon Musk sono usati dall'esercito ucraino per guidare i droni e colpire le postazioni russe. Non solo, ma anche i moderni pezzi di artiglieria che abbiamo visto all'inizio sono dotati poi di particolari munizioni che necessitano guida satellitare, e quindi ecco che entra in funzione in pieno l'uso militare di Starlink proprio in Ucraina. In che modo? Ora Deutsche Welle ci racconta una storiella che però merita leggere. La storiella è questa: che il vice primo ministro ucraino Fyodorov ha chiesto su Twitter al miliardario Elon Musk di attivare i suoi satelliti Starlink per utilizzarli in Ucraina. Musk ha prontamente twittato la sua risposta: il servizio Starlink è ora attivo in Ucraina, altri terminali in arrivo. Poco dopo, racconta sempre Deutsche Welle, poco dopo sono arrivati in Ucraina alcuni terminali e potenti batterie, altri ne sono presto seguiti.
il vice primo ministro ucraino è tornato su Twitter, questa è la storia, per esprimere la sua gratitudine e ha scritto a Elon Musk: Starlink è qui. Quindi, e allora le conclusioni di Deutsche Welle: nessun dispaccio segreto, nessun lungo dibattito, nessun controllo governativo parlamentare, solo un accordo pubblico alla luce del giorno tra un politico il cui paese è stato attaccato e un enigmatico miliardario che ha sfidato l'aggressore, il presidente russo Vladimir Putin, a singolare tensione. Questa è la storiella che ci viene raccontata. In sostanza, il vice primo ministro ucraino che chiede su Twitter: per favore Elon, ci mandi un po' di satelliti. E Elon subito: sì, ve li mando subito. Un accordo tra due uomini di buona volontà. Questa è la copertura, direi ridicola, anzi grottesca, alla realtà. E la realtà ce la dice esattamente il generale statunitense che è a capo del comando spaziale USA, che è l'ultimo comando costituito 3 anni fa, il quale vedete, annuncia che il Starlink in Ucraina dimostra cosa possono fare le mega costellazioni, cioè quei gruppi di satelliti messi in sequenza. E dice il generale: quello che stiamo vedendo con Elon Musk e le capacità di Starlink ci mostra cosa può fornire una mega costellazione in termini di capacità. E lo ha dichiarato ufficialmente in un'audizione alla Commissione Servizi Armati del Senato. Quindi la conferma che Starlink è praticamente un importantissimo strumento militare, che poi entra a far parte della cosiddetta cellula di integrazione commerciale, che è un gruppo di 10 operatori satellitari commerciali che lavorano praticamente, si dice, fianco a fianco, ma direi sotto il comando spaziale statunitense, proprio nella base spaziale di Vandenberg in California. E se scorrete la lista, voi vedete che praticamente sono le principali reti di diffusione, oltre quella che abbiamo già nominato, di Starlink, che comprende quindi altre delle maggiori reti mondiali, che quindi sono coordinate in un gruppo dal comando strategico degli Stati Uniti. Non solo, ma possiamo solo citare uno di questi casi, cioè l'Intelsat, che è emblematica la storia. Fu creata nel 1964 quale organizzazione intergovernativa delle comunicazioni via satellite. Cioè l'idea era allora di creare una rete, ma attraverso un accordo intergovernativo a livello mondiale. Poi cosa è capitato? Che di fatto poi questa organizzazione è stata trasformata in società privata, cioè la Intelsat Limited, con sede centrale in Bermuda, importante questo fatto, cioè così non pagano le tasse, e ci sono dentro oltre 200 azionisti, queste sono le cifre, di più di 145 paesi. E ora, naturalmente, si arriva alla conclusione che nel 2005 la Intelsat Limited è stata acquisita dalla banca statunitense Goldman Sachs. Questa è la storia, cioè una storia in cui noi vediamo questa privatizzazione della guerra, che ha visto e ha sentito il Michel Chodorkovsky, che abbiamo intervistato, si ricorderà di come è stato affrontato questo argomento. Ma poi abbiamo un'altra attività che vogliamo segnalare, anche senza entrarci troppo dentro, di Elon Musk,
quale ha cofondato, ma praticamente lui il principale azionista, una azienda, Neuralink, che l'ha fondata nel 2016, che è una startup di neurotecnologie incentrata sullo sviluppo di interfacce neurali per collegare il cervello umano con l'intelligenza artificiale. Avendo molti capitali, questa startup ha assunto molti famosi neuroscienziati di molte università internazionali. Ora sta lavorando a un dispositivo, vi leggo semplicemente tradotte, poi lo potete vedere nel loro sito, simile a una macchina per cucire, capace di impiantare fili molto sottili dentro il cervello. Quindi perché? Ve lo spiega sempre Elon Musk. Ha spiegato che lo scopo a lungo termine è raggiungere una simbiosi con l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale che gli vede come una minaccia per l'umanità se lasciata incontrollata. Quindi quale migliore soluzione se non impiantare appunto questa centralina nel cervello, così da poter, come potete leggere qui nella loro pagina, quindi stiamo progettando il primo impianto neurale che vi permetterà di controllare un computer o un dispositivo mobile ovunque andiate. Non solo, e poi dicono che questo impianto è fatto di fili di dimensioni micrometriche che vengono inserite nelle aree del cervello che controllano il movimento. Qualche mese fa abbiamo proprio ricordato come uno dei principali fautori di queste nuove tecnologie di controllo, che non è il controllo del mondo digitale, ma il controllo del mondo umano, uno dei principali portavoce di queste nuove tecnologie è appunto Klaus Schwab del Forum di Davos.